Erbe aromatiche, spezie ed erbe spontanee sono diventati preziosi alleati in cucina di quanti vogliono personalizzare e dare un tocco speciale ai propri piatti. Da sempre utilizzate dai grandi chef per dare quel qualcosa in più, ormai con le abbuffate di programmi di cucina in TV, Timo, Lemongrass, Melissa e Dragoncello sono diventati di uso comune come rosmarino e alloro. Di pari passo vanno anche alla grande tutte quelle occasioni in cui qualcuno, che ne capisce davvero, ci apre lo sconfinato mondo delle erbe, come avviene ormai puntualmente a Fano al Reverde Regini Garden, dove esperti tengono una vera e propria lezione in campo. Sì, non solo, erbe aromatiche e erbe selvatiche del nostro campo. Quindi ci sarà una breve presentazione dalle 4 alle 6 del pomeriggio, quindi dalle 16 alle 18, di erbe aromatiche, quindi tantissime varietà che presenteremo, dalla valeriana alla comune salvia, ma di varietà diverse, alla raccolta delle erbe, quindi come riconoscere le erbe selvatiche, raccoglierle e poi portarsele a casa per cucinarle. Siamo con i piedi in un campo particolare al quale tu ci tieni in modo significativo. Sì, perché qui sono più di 20 anni che non viene coltivato niente e vicino non abbiamo coltivazioni particolari, quindi diciamo che è un campo sano e dove si sono diffusi molti semi, dalla cicoria al tarassaco alla gallinella e tante erbe selvatiche, dove noi poi facciamo un orto naturale e quindi si è sparso anche il radicchio, insomma tante erbe buone da raccogliere e da saper apprezzare. Ecco, domenica i partecipanti verranno in questo campo a raccogliere e quindi poi si porterà a casa un piccolo bottino, diciamo così. Munirsi di un cestino e di un coltellino per tagliarle e quindi insieme faremo questo percorso per vedere che cosa raccogliere e che cosa non raccogliere. Ecco, come si fa a partecipare, orari, giorni e modalità? Allora, è necessario iscriversi, basta chiamare al Garden, il numero di telefono è 0721 85 50 95, e quindi è sufficiente iscriversi, poi vi diamo tutte le informazioni. Dalle 16 alle 18 di domenica pomeriggio del 7 aprile.